ibrido tra fede e folklore che appartiene alla comunità di Ospedaletto d'Alpinolo, l'Aiuta a Montevergine, ritorna dopo 2 anni di stop. Il direttore artistico Fiorenza Calogero ci racconta della rigenerazione che contraddistingue questa 24esima edizione. Mater Regenerationis, un forte messaggio di rinascita per questa 24esima edizione. Ho pensato a questo sottotitolo, a questo tema da dare quest'anno per questa 24esima edizione, sia perché è il mio primo anno di direzione artistica e quindi lo vivo anche come una mia rinascita personale e anche perché dopo 2 anni pandemici dove tutti noi ci siamo un attimo fermati, la nostra mente si è fermata, si è fermata la socializzazione, il lato politico, culturale, di aggregazione, e mi piaceva dare invece questa idea di Aiuta Montevergine quest'anno, mamma Schiavona, oltre ad essere come è sempre stata la mamma dell'accoglienza e anche la mamma della rigenerazione sociale, politica, culturale, umana, perché credo che dopo 2 anni pandemici ne abbiamo bisogno, ce lo meritiamo. Come sono stati questi 2 anni, insomma, di stop? Hanno dato la possibilità di approfondire alcuni temi che adesso vedremo sviluppati? Ma guarda, io in questi 2 anni comunque ho continuato a lavorare. Devo dire che sono stati, nonostante sia rimasta a casa come tutti noi, ma sono stati anni in cui ho fatto lavorare molto il cervello, quindi mi sono venute tantissime idee, sia da un punto di vista mio personale artistico che proprio nella messa in scena di questi temi. Festival. E quest'anno io ho voluto dare molto spazio alla memoria popolare, a quello che l'Aiuta è sempre stata negli anni addietro. E quindi ho articolato tutto con le voci della memoria, con la memoria popolare. Per me sono fondamentali tutti e 3 i giorni dell'Aiuta. Ma per la data dell'11 ho proprio un attaccamento, una sensibilità e un amore in più rispetto agli altri giorni, perché sono riuscita a riunire alcune delle voci storiche della tradizione. È ovvio che ce ne sono tante altre che infatti pubblicamente voglio scusarmi e mi dispiace non averli chiamati tutti. Ma l'anno prossimo poi mi rifarò ad invitare le restanti testimonianze della tradizione popolare. E mi piaceva l'idea poi di riunirli tutti a mezzanotte nella piazza principale, a piazza Umberto I, per una tammurriata devozionale dedicata a mamma Schiavona tutti quanti insieme. Hai appena citato appunto il giorno 11 come il giorno a cui tieni di più. Andiamo un po' più nello specifico. Allora, il giorno 11 innanzitutto c'è questo spettacolo, c'è questo concerto nella chiesa San Filippo e Giacomo, un concerto devozionale che dal titolo A Maria, e il cui protagonista è Biagio De Prisco, che credo che oggi sia una delle voci più importanti della nostra tradizione autentica, insieme al coro popolare dell'Agro Nocerino Sarnese e alla voce della tradizione, che è questo ensemble che è formato da Marianna Ricciardi, Fortunato Carotenuto e Nino Conte, e con la partecipazione poi tra l'altro di un attore molto bravo che si chiama Marco Palmieri, che reciterà delle preghiere popolari inedite. E con questo spettacolo, con questo concerto, che è un concerto devozionale, Biagio ripercorrerà attraverso le tammuriate più significative la leggenda delle 7 Madonne, e quindi in particolar modo quella dedicata a mamma Schiavona, che fuggì sul monte perché considerata brutta,
costringendo in maniera benevola, cioè chi mi vuole deve salire su questo monte. Quindi diciamo che il significato di questo concerto è proprio la leggenda di Mamma Schiavona, e Biagio interpreterà attraverso le sue conoscenze legate al mondo contadino, da vecchietto a vecchietto, gli è stata tramandata la dote della tradizione. Lui racconterà attraverso queste tamburriate la leggenda di Mamma Schiavona. E poi terminato il, ti parlo da un punto di vista artistico, perché poi da un punto di vista tradizionale ci sarà la famiglia Rocason, che si occuperà delle sfilate, di tutto quello che è sempre stata Aiuta a Montevergine, questa meravigliosa tradizione dei cavalli, delle macchine addobbate a festa. Da un punto di vista musicale e artistico, il giorno 11 questo concerto devozionale, e poi si partirà nel centro storico con sette paranze, delle sette voci più significative della tradizione. Quindi ho invitato Tonino Stock, Antonio Matrone detto Liona, Achille D'Agnese di Montemarano, ci sarà Biagino con il suo gruppo, la famiglia di Giuliano, Don Peppino, che con tutta la sua famiglia, che per generazioni hanno sempre portato avanti la tradizione giulianese, sono stati invitati anche loro. Ci sarà tutto il mondo popolare che sono riuscita ad invitare quest'anno, che poi racchiuderà tutto a mezzanotte con questa tamoriata finale, e poi si susseguirà con Tonino Faiello, che ci regalerà dopo questo momento di tamoriate una tamoriata remix anche per i più giovani. No? Perché c'è sempre questo problema che dobbiamo cercare di avvicinare i giovani alla tradizione, a quello che è stato. E quindi Tonino si è inventata questa tamburriata remix, in cui prende delle tamburriate più significative e le ha rese, diciamo, un pochino più moderne, ecco. E una cosa a cui tengo molto è specificare il motivo per cui ho scelto quest'anno di dedicare il borgo agli artisti che sono in cartellone, che ho invitato in cartellone, e poi ci saranno due location, che una è Piazza Pellegrino e un'altra è la Villa Comunale, dove potranno esibirsi liberamente tutte le persone, tutti gli amatori, gli appassionati, i musicisti che per tradizione salgono qua sopra durante i tre giorni di Iuta e vogliono suonare liberamente. Allora, visto che c'è stato qualcuno che, no, a Napoli si dice caritta parulella, no? Allora io devo specificare il perché ho scelto di mettere questa regola, perché gli artisti che verranno gli invitati nel festival e che eseguono la propria arte nel borgo antico saranno provvisti di beige. Poi tutti quelli che hanno voglia di suonare fino a mezzanotte, sono queste le location, la Villa Comunale e Piazza Pellegrino. Perché così si fa nei festival. Io ho un'esperienza di festival nazionali ed internazionali. Negli anni passati, dove sono venuta da pubblico a vedere l'Aiuta, sempre una festa meravigliosa e fantastica, però io da ascoltatrice a un certo punto mi stancavo, perché era, come dire, un po' troppo confusionaria, nel senso che non si può decidere di prendere i propri strumenti e liberamente andare in un borgo e mettersi a suonare. Io mi sono ritrovata negli anni passati con tre o quattro gruppi attaccati tra di loro e non riuscivo ad ascoltare, a sentire quello che era la tradizione, cioè diventava una esecuzione quasi goliardica. Allora, va bene, io sono d'accordo, perché io sono la prima che ama il momento goliardico, ma poiché sto cercando con questa edizione, spero di curare anche le prossime, di trasformare l'Aiuta a Montevergine un festival, perché io credo che per le potenzialità, per la tradizione forte che ha l'Aiuta, potrebbe diventare una delle feste più importanti del sud Italia. Però esistono delle regole,
E quindi io mi rivolgo a chi su Facebook ha scritto, però non si può più suonare liberamente. No, non si può più suonare liberamente, ma proprio perché vogliamo che tutti siano contenti e felici, abbiamo predisposto due location, che sono Piazza Pellegrino e la Villa Comunale, lo ribadisco, per tutti coloro che vogliono suonare in forma libera per il loro omaggio a Mamma Schiavona. Poi, dalla mezza in poi, il borgo è libero anche per voi, perché altrimenti è inutile chiamare un direttore artistico che decide una programmazione. E poi, oltre a quelli che vengono qui per devozione, c'è anche il turista che viene qui a vedere e ad ascoltare dei suoni, e noi questi suoni glieli dobbiamo far sentire per bene. Se poi diventa confusione, e allora non è più un festival. Ognuno in maniera anarchica può venire ad ospedaletto e fare quello che vuole, non è possibile. Quindi c'è questa regola, io voglio assolutamente specificarla, proprio perché stiamo cercando di andare su un'altra direzione, che sicuramente piacerà a chi viene a vedere la festa per la prima volta, o per curiosità, o perché vuole sentire delle voci. Infatti, per la prima volta io su un programma ho scritto in maniera specifica dove gli artisti si esibiscono. Perché se tu vieni e vuoi andare direttamente dalla famiglia di Don Peppino, dei Giulianesi, e vuoi ascoltare la tamburriata di Giuliano, sai dove andare. Poi c'è il momento delle paranze, degli artisti, degli amatori liberi, che comunque per quanto mi riguarda sono importanti quanto gli artisti nel borgo. E poi dalla mezza in poi anche le paranze libere possono unirsi al borgo antico. Per quanto riguarda l'affluenza, tu che comunque per tanti anni sei venuta come turista, diciamo così, tra virgolette. Anche se per due edizioni sono stata invitata anche come artista, però sai, quando sono libera dai miei impegni e so che c'è aiuto a Montevergine, una scappata me la sono sempre fatta negli anni addietro. E da organizzatrice di eventi, da direttrice artistica, perché comunque la mia esperienza nell'organizzazione ormai è ventennale, tutte le volte, ma è proprio una deformazione professionale, che vado a vedere una festa, un festival, cerco sempre di capire le cose che vanno, le cose che non vanno, le cose che potrebbero migliorare. E una cosa che dobbiamo migliorare assolutamente è la mentalità. Bisogna educare le persone, altrimenti non riusciremo mai a fare il salto di qualità da una semplice festa ad un festival che potrebbe diventare internazionale, perché questo è l'Aiuta Montevergine potrebbe diventare un festival internazionale, dove potrebbero arrivare persone da tutto il mondo, turisti da tutto il mondo. Ma bisogna lavorarci, e bisogna necessariamente che qualcuno venga un po' educato a questa nuova regola, ecco. Nel programma invece, poi negli altri due giorni, a livello di, insomma, scelta artistica? Sì, allora negli altri giorni avremo il giorno 10 ballando per le strade a cura di Simona Totaro, in via Fontana di Mezzo, e a Paranzolo Tramontane, che invece allieterà le nostre orecchie, che girerà, sarà appunto il nostro gruppo itinerante. E ho scelto due gruppi da palco sia per il giorno 10 che per il giorno 12. Il primo sono i fantastici Alumanera, folk irpino. I Lumanera non possono non mancare all'Aiuta, ormai è proprio da tradizione. E io, che sono anche un po' scaramantica in napoletana, per me rappresentano anche, come dire, c'hanna sta per come portafortuna, ecco, oltre ad essere ovviamente degli straordinari artisti. E il giorno 12 invece avremo il gruppo Pentamerone, Locunto degli Cunti, che alieterà il borgo e via Fontana di Mezzo,
E avremo l'ensemble di Angelo Plaetano, Le Sette Bocche, dalla fonte alla musica popolare, come due concerti da palco che si svolgeranno sul palco grande in piazza Umberto I. Poi ci sarà, come ho detto anche prima, tutti e tre i giorni Tonino Faiello con Tammurriata Remix. Ci sarà ormai il grandissimo Angelo Capitano, Angelo Picone, detto O Capitano, che è ormai un veterano. Ha sempre partecipato alle edizioni di questa Iuta e sarà un po' il nostro Jolly, sarà un po' il nostro Pazzariello, che presenterà gli artisti, presenterà la festa al pubblico e poi vabbè, gli stand enogastronomici, l'artigianato, la tradizione della famiglia Casone, di Camillo con i cavalli e con tutte le sfilate, il concerto devozionale, sarà per quello che siamo riusciti a fare quest'anno, con ovviamente un budget ridotto, siamo riusciti a fare comunque una bellissima Iuta. Io credo che sarà anche una delle Iute che non si dimenticheranno. Schiavona mia, mamma schiavona, de sora doi da lontana stetta na vista, sola in coppa nubizze na montagna, chiamato Diana la donna vista. Sotto acque piente fu lo tuo cammino, sentiera te ne sagiva, a paura de qua con la rambietta, ma rogariste quette noce in terra. I soggi brutte tutte sono meglio, si ma vanità tua dopo già forte culla la matrista, schiavo da compagnava fede in Gesù Cristo. Che stiamo avendo e con tutta questa compagnia